Pinguino e Pigna. Storia di un'amicizia di Salina Yun. Un giorno Pinguino trovò nella neve una strana cosa rotonda. E quella cos'è? Si domandò. Era troppo marrone per essere una palla di neve, troppo dura per essere una cosa da mangiare, troppo ruvida per essere un uovo. Qualsiasi cosa tu sia, hai freddo. E così Pinguino si mise al lavoro. Pinguino voleva bene alla sua nuova amica. Cos'ha che non va la mia amica? Pigna sta bene nella foresta, lontano, lontano da qui, disse il nonno. Per lei da noi fa troppo freddo. Non può diventare grande e forte sulla neve. Pinguino sospirò. Sarà meglio che ti porti a casa, Pigna. E così Pinguino caricò la sua slitta per il lungo viaggio. Il vento soffiava forte, ma Pinguino tirava ancora più forte. Finalmente, la foresta, Pigna, sei a casa. Pinguino preparò un nido comodo comodo con gli aghi di pino più soffici che trovò. Ma il sole diventava sempre più caldo. Ciao Pigna, sarai per sempre nel mio cuore. Il tempo passò. E passò, e passò. Pigna sarà diventata grande e forte come me? Pinguino partì per scoprirlo. Pigna! Pinguino e Pigna giocarono e giocarono. Ma la foresta non è un posto per pinguini. Pigna era triste. Pinguino doveva partire. Pinguino e Pigna potevano anche essere lontani, ma restavano sempre l'uno nel cuore dell'altra. Quando dai amore. L'amore cresce.